Merry Cree, la canzone di Natale di quest'anno con gli ottimi Marra e Fabri Fibra, veramente un pezzo clamoroso da sentire rigorosamente in cuffia, come vanno sentite rigorosamente in cuffia le canzoni travisate, vale a dire le canzoni in inglese o in italiano o in spagnolo che sembrano dire però chiaramente qualche altra cosa. Le potete segnalare a a.prevignano@dj.it e udite udite, mercoledì festeggiamo 10 anni di travisate. Proprio mercoledì 10 anni esatti. Un nostro ascoltatore che fu testimone di questo di questa puntata. Che nascono ci ha ricordato il 14 dicembre del 2012 è andata in onda la prima travisata. Quindi a orario mattutino già o sì alba. Da quanti anni è che facciamo l'alba? Quasi 12. Meno male che è l'ultimo. Meno male. Vai Previ, a te la parola. Partiamo dalla travisatrice Steffi Fu, Sam Smith and Kim Petras, Unholy. Oh mamma. Non puoi cantare questa. Ma che la sai? A me a Previ piace molto questa canzone. Mi piace un sacco. Daddy's got it not in the body shop doing something at home. Allora Ozuna chiama Sam Smith e Kim Petras per rilanciare il ciringhito. Smith e Petras parlano chiaro, l'ultima moda della ristorazione è la ristorazione acrobatica, cioè i camerieri servono i tavoli al volo volteggiando sul banco della mescita come al cavallo con maniglie di disciplina olimpica, naturalmente, rigorosamente senza dispositivi senza dispositivi di protezione per rendere più interessante la serata. Brianino interviene e dice: ma ciò è in barba a ogni norma di sicurezza, visto che poi toccherà a lui farlo. Smith osserva Ino e dice: ma non ci siamo già visti nell'85 nell'isola di Kyushu, quartier generale della Yakuza, mentre durante il dito dello Yubitsume ti veniva amputata la prima falange del dito mignolo come segno d'affiliazione, e tra l'altro vedo che non hai una falange. Mi sta confondendo con qualcun altro, signor. Comunque mi rifiuto di servire volteggiando. Ma Sam Smith e Kim Petras stroncano ogni obiezione dicendo: da domani già lui salta i banconi. Da domani, per Ettorio, da domani, oggi, da domani, da domani già. Bella, bellissima, molto bella. E poi Jean Bon da Veron. David Garrett, Io ti penso amore, featuring Nicole Scherzinger. Hai capito Jean Bon? Paganini enorme. Certo. Amore, mi vuoi bene? Chiede David Garrett a Nicole Scherzinger. Sì, più convinta. Sì, ti voglio bene. Dai, dimmi che mi vuoi bene. Sì, ti voglio bene. Sì. Devi dire ti voglio bene, amore. Ok, ti voglio bene, amore. Sì. Dimmi ti amo. Devi dire ti amo, amore. Ti amo, amore. Di più, mi devi dire ti amo, amore della mia vita. Ti amo, amore della mia vita. Senti, cos'è la cosa che ti piace più di me? Risposta: le poderose flatulenze che nottetempo emetti. Cioè, la cosa che ti piace più di me sono le poderose flatulenze che nottetempo emetto. Certo, ho pure scritto una poesia. La vuoi sentire? Ma certo. E la Nicole Scherzinger dice: io ti sento amore quando col cool al suono si muovono le ande. E fin qua. Quando col cool al suono si muovono le ande. Bella immagine proprio fragorose, poderose, le risate, e fin qua effettivamente. Quando con te lo suono si muovono le una bellissima poesia. Bella poesia. Quanta virilità. Esatto. E poi Max Giorgi, Behemoth, The Deathless Sun. Doppio album abbiamo messo oggi. C'è tutto, okay. Allora sentiamolo tutto. Nergal dei Behemoth e Luciano Cianosa. Come si chiama? Nergal, vabbè. I nomi sono veri, attenzione dei cantanti. E Luciano Cianosa accompagnano Varvi Kernes al casting di Uomini e Donne Over per partecipare come corteggiatore di Gemma Galgani. Varvi è troppo emozionato all'idea di incontrare il suo idolo, anche se Tina Cipollari è stata la sua prima passione. Certo. Il sogno del conte Burzum è infatti arrivare all'esterna con Gemma Galgani. Ma come si sa, nel mondo del black metal
Metal Vikernes è un ragazzo timido, è giunto sulla soglia dei provini, si impunta, non vuole più andare perché si vergogna. Interviene Luciano Cianosa: ma sai quanti dischi dei Behemoth vendiamo con l'aiuto di Maria De Filippi? No, mi vergogno, non partecipo più. No. A quel punto un inverbito Nergan dei Behemoth interviene e dice: dai, forza, oltrepassa l'ingresso se vuoi andare. Con delicatezza, con gentilezza, con gioia. La scena è molto molto bella. E dopo Udell torniamo con Justin Timberlake. Oh. Justin Timberlake è poco travisato. No, molto. Sì, un pochino. Meglio, meglio, meglio. Non sapevo che questa di Udell fosse una cover, in realtà, di un pezzo di una ragazza di Roma Nord che si chiama Flaminia ed è I Drink Wine in North Room. Pensate, questo bicchierino. Adesso va quello di plastica, avete visto, no? Oh, c'era anche a Roma Nord, ma beata a te! No, no, fa figo! Ma cristallo, ma cristallo, dici? Tutti acchittate! Certo, è plastica fuori, ragazzi, dentro c'è cristallo. Io il vino nel bicchiere di plastica non lo vedo. No, attenzione, la coppa, il flutto, quello. Era la festa di DJ. Ragazzi, beata a te. Io Laura ha preso un supplì, gli hanno dato in un piatto di ceramica. Che cazzo fai? Ragazzi, dammi la carta. Supplì. Previ, abbiamo detto Justin Timberlake, che mi correggo, travisato varie volte. Alcune volte. Sì, però medio, non meglio, di meglio. Non Michael Jackson. Il travisatore è Ingra, Justin Timberlake, Cry Me a River. Sette secondi alla fine. Justin Timberlake, allenatore della Vios Basket, chiede la squadra di Patrizio Mattei. La squadra di Patrizio. Sì. Chiede un time out. Allena Justin Timberlake, non sapevo. Allenava. Esonerato perché tu non vedevi il campo. Esatto. Certo. I Lakers vecchie glorie vincono 228-0. Ah, mancano solo sette fottuti secondi per passare alla storia e segnare i punti della bandiera. Magister Patrick arringa la squadra e spiega lo schema. Ercicori rimette dal fondo, apre per Arcambiale che finge di passare al Cambogia, ma invece scarica, ma a me sul... vero. Scarica a me sulla destra, sul limite dei tre, e da lì io gli assesto una bomba delle mie, il cosiddetto patrizione da tre. Che è quello senza guardare, lui tira il gancione celone, quello che guarda il pubblico per la vergogna, non guarda. E l'onore e il vessillo della Vios saranno salvi. Siete tutti d'accordo con ciò che ho stabilito? Sì, magister, si leva forte il grido dei prodi della Vios. Ma un allibito Justin Timberlake, ormai esautorato e disilluso, dice: ma c'è Magic Johnson, ma che stabilite? Siamo seri. C'è Magic Johnson, ma che stabilite? Ma che schema prepari? Ci affidiamo a Patrizio. Ora avete capito perché allenava Justin Timberlake. Non mi ha voluto dare retta. Adesso è giocatore allenatore. Gerardo, Metallica, Lux Eterna. Ma è l'ultimo singolo. Fanno uscire l'album nuovo. Esatto. Ma tra quando giravamo hotel di lusso mangiando aragoste a colazione, buttando televisori al plasma fuori dalle finestre, passando notti dissennate con orde di gruppi indiavolate, e invece la miseria di questi giorni in cui dobbiamo rubare il prosciutto in busta al discount evitando gli antitaccheggio? Cosa è successo in questo periodo? Chiede la Zurich. Risponde Jens Hetfield: qualcuno ha deciso di licenziare il nostro storico manager Peter Mensch e assumere Luciano Cianosa, che costava meno. Qualcuno. Io no. Vabbè, che c'entra, tutti possono sbagliare, risponde Ulrich, che all'inizio vedeva in Cianosa il messia. Però che mangiamo? E un rassegnato Hetfield risponde: o mezzo piccione, chi lo finisce? Mezzo piccione da finire. Non è così. Nutriente, non c'è un pasto completo. Che la finisce. Mezzo piccione. E chiudiamo con Elisa 03, David Bowie, All the Young Dudes. Ecco, lui David è
secondo solo a Michael Jackson, secondo me, perché lo travisiamo quasi sempre. Sta entrando nella top 3. David Bowie una cosa esige: quando va in Der Posticino vuole un po' di tranquillità. Nei bagni del Coachella Bowie si reca con gli appunti del saggio che sta scrivendo: l'universalità della grazia e l'esercizio della virtù sul presunto giansenismo manzoniano. E lui va lì al cesso e scrive sta roba. Al Coachella, assiso sul trono chimico, prende il laptop, inforca gli bifocali e si prepara al bisognone. Tutto attorno silenzio e tranquillità. Oh. In lontananza gli uccellini cinguettano, le condizioni ideali per produrre concetti innovativi sull'importanza che ebbero Pascal e i moralisti francesi del Seicento sul manzone. E anche per produrre altro, direi. Certo. A un certo punto Bowie sente dei passi e Ozzy, che a gran manate cerca di abbattere la porta del bagno per espletare pure lui il bisogno. Ci avrà diritto pure lui. Ozzy, è due settimane che lo deve espletare. Davidino, apri! Davidino. Che gli altri bagni sono occupati e mi tocca farla nella Davide, scarpata. Apri! Nella scarpata. Se no devo fare la scarpata. Ma un Bowie risoluto risponde: hai rotto anche il cazzo, falla giù. Hai rotto anche il cazzo, falla giù. Ma la scena di David, il tipo che ne stai facendo. Davide, apri! Hai detto il cazzo. Set, partita in corso per la disastrata. Brava, naturalmente, bravi i nostri segnalatori, bravo Andrea Prevignano. Cosa è normale per te? Oggi forse le offese.